Grazie, buongiorno a tutti e intanto grazie per questa opportunità. Il mio intervento è incentrato sul contesto e sulle motivazioni alla base dell'acquisizione da parte della Casa d'Este di questi territori in Ungheria, Orod e Jenő, nel 1726 e in particolare sul ruolo del Vescovo Giuliano Sabbatini, che ho voluto chiamare il frate geniale, perché frate perché è così che veniva apostrofato all'inizio, ovviamente con intento dispregiativo, quindi nella delegazione estense inviata a Vienna, e geniale perché poi appunto si rivelerà in realtà di eccezionale abilità politica, e questo in breve tempo gli consentirà di diventare una figura di spicco nella diplomazia europea. Lo spunto, si sente? Lo spunto per questo approfondimento viene dalle tracce documentali che sono emerse durante l'attività di ricognizione che ho iniziato sull'archivio privato della famiglia dei Conti Modenesi Sabbatini, depositato presso l'Archivio di Stato di Modena, e quindi di questo progetto la supervisione è della dottoressa Annalisa Sabbatini e ovviamente il coordinamento la direttrice, la dottoressa Patrizia Cremonini, che ringrazio. Uno dei personaggi di spicco di questa illustre famiglia, quindi dei Sabbatini, fu Giuliano, nato nel 1684 e morto nel 1757, che si può considerare l'artefice della fortuna e dell'ascesa sociale della casata, e fu inviato dal Duca d'Este alla corte di Vienna dal 1725 al 1739. È per i suoi meriti, acquisiti come ministro del sovrano estense Rinaldo, che la famiglia viene dapprima ascritta tra le famiglie dell'aristocrazia ferrarese nel 1731, assume il titolo comitale nel 1735 e infine ottiene, attraverso il nipote Alessandro, segretario di guerra, l'attribuzione del feudo di Rancidoro da parte del duca Francesco III nel 1741. Quindi, oltre alle carte dell'archivio di famiglia, le ricerche hanno riguardato i decreti imperiali e i carteggi intercorsi tra Vienna e Modena negli anni 1725 e 1726, tutti i documenti conservati nell'archivio segreto estense, in particolare nel fondo carteggio ambasciatori, nel carteggio dei principi e in casa stato fondo membranacei. Da queste ricerche sono emersi in particolare due elementi che costituiscono, secondo me, almeno in parte delle novità. Il primo elemento è che le carte confermano quanto già un po' anticipato anche il dottor Pallotti prima, ovvero come l'acquisizione per lo Stato estense dei territori in Ungheria costituisca una contropartita per la mancata restituzione di Comacchio, benché di questo non si faccia menzione negli atti della donazione e nei documenti ufficiali dei contemporanei. Ad esempio, Muratori, nelle antichità estensi, parla genericamente di un compenso per i servigi prestati. Questa valenza di contropartita per Comacchio, da cosa la deduciamo? L'abbiamo trovata direttamente scritta in maniera chiara nelle istruzioni consegnate a Giuliano Sabbatini alla vigilia della sua partenza per Vienna, su incarico del Duca di Rinaldo, di cui parleremo nel seguito. Il secondo elemento è che, benché tutta la diplomazia estense sia stata impegnata da decenni in trattative con la Casa Imperiale per la rivendicazione di Comacchio, l'esito finale, che sfocia in un'investitura dei territori di Orod e Jenő, costituisce un successo personale di Giuliano Sabbatini. Ed è grazie a questo risultato che egli consolida la sua posizione come diplomatico presso la corte più importante per gli affari di Casa d'Este, ovvero la corte di Vienna, e inizia una fulgida carriera che lo vedrà diventare in breve uno dei consiglieri più influenti del Duca Rinaldo e una delle autorità più importanti del suo tempo. Ma procediamo con ordine. Partiamo da quando prende le mosse la missione a Vienna del Sabbatini. È il 1 luglio 1725, quando padre Giuliano di Sant'Agata delle Scuole Pie,
al secolo Giuliano Sabbatini, arriva a Vienna con ordini segretissimi del duca di Modena Rinaldo. Padre Giuliano è un religioso, rettore delle scuole pie di Firenze dell'ordine dei padri Scolopi, molto stimato come valente oratore e colto letterato. È anche un suddito estense, infatti è proveniente da Fanano, nella provincia del Frignano, e ha già svolto qualche incarico diplomatico di minor conto per il sovrano estense, Rinaldo, che ha imparato ad apprezzarlo per le sue doti di buonsenso e la sua capacità di mediatore, così che decide di valersene per rafforzare la sua rappresentanza diplomatica alla corte imperiale, costituita dall'inviato straordinario Marchese Silvio Montecuccoli e dal sindaco della Camera Ducale Giacinto Boccolari. La corte di Vienna, come dicevamo, costituisce la sede dove si discutono le questioni di maggiore importanza per la Casa d'Este, ed è qui anche che il duca di Modena ha legami di parentela, infatti è cognato del defunto imperatore Giuseppe e dell'imperatrice vedova Amalia di Brunswick, e in un palazzo viennese si trova dal 1722 il principe Gian Federico, il secondogenito di Rinaldo, avviato alla carriera delle armi dopo aver svestito l'abito clericale, principe le cui intemperanze preoccupano non poco l'augusto genitore. Ci sono due questioni che stanno a cuore al momento al duca di Modena ed entrambe vengono affidate a Sabbatini negli ordini che gli sono stati consegnati il 20 giugno 1725 e che sono conservati nel carteggio ambasciatori dell'archivio segreto estense. La prima questione riguarda la lite con i principi di Carignano, che avanzano diritti sull'eredità del principe Foresto, l'ultimo erede di Borso d'Este, deceduto il 16 febbraio 1725. La seconda questione riguarda i crediti che lo Stato estense vanta nei confronti dell'imperatore e che afferiscono alle perdite subite durante la guerra di successione spagnola, in cui il duca di Modena è rimasto unico fedele alleato dell'impero, e in particolare la distruzione della fortezza di Brescello, punto strategico di controllo della navigazione sul Po, nel 1704. Ma a questi crediti si è aggiunta recentissima la delusione per la mancata restituzione di Comacchio. È nota la speranza a lungo coltivata dalla Casa d'Este di rientrare in possesso di questo territorio, importante per le attività legate alle saline e alla pesca in valle, dopo che ne è stato spodestato nel 1598 con la riconsegna al Papa del feudo pontificio di Ferrara. Dopo che Comacchio è stata occupata per 17 anni dalle truppe imperiali e i diritti estensi sono stati rivendicati attraverso una ricerca documentatissima di tipo storico-diplomatico fatta dall'erudito modenese Ludovico Antonio Muratori, le speranze del duca d'Este sono definitivamente tramontate l'anno precedente, quindi nel 1724, perché in questo anno si è verificato un riavvicinamento tra l'impero e la Santa Sede. Infatti sappiamo che a Domenico Maria Giacobazzi, ambasciatore estense a Roma dal 1719 al 1731, arriva la notizia dell'accordo per la cessione di Comacchio al Papa il 2 settembre 1724. E l'anno successivo, il 27 febbraio 1725, 5 giorni dopo la fine dell'occupazione imperiale, viene sottoscritto il trattato per la restituzione di Comacchio allo Stato Pontificio tra l'imperatore Carlo VI e il Papa Innocenzo XIII. Anche se in questo trattato viene introdotta una clausola che preserva in qualche modo i diritti imperiali e della Casa d'Este, un piccolo capolavoro diplomatico di Giacobazzi. Ma come aveva commentato Muratori, le carte e l'erudizione non conquistano gli stati. Quindi, in questo momento, la diplomazia estense ha appena subito il grosso smacco di perdere definitivamente Comacchio, dopo aver a lungo sognato di riconquistarlo. E il duca Rinaldo decide di giocarsi la carta dello Scolopio Sabbatini
per rivendicare presso l'imperatore una adeguata compensazione. Un mese prima della firma del trattato con la Santa Sede, il 23 gennaio 1725, l'imperatore emette un decreto cosiddetto di aspettativa nei confronti del sovrano estense, con una promessa di investirlo di feudi in Italia o in Ungheria e nei regni adiacenti. In particolare si parla di feudi imperiali vacanti o in procinto di esserlo in Italia, del valore di 500.000 fiorini del Reno, oppure di cercare beni vacanti nel regno di Ungheria o nelle province e nei regni adiacenti. Poi c'è un decreto della Camera Cesarea Aulica del 25 marzo 1725, quindi due mesi dopo, in cui si rimarca la considerazione che il Duca di Modena si è molto ben distinto per la sua fedeltà e zelo da vero vassallo e principe dell'impero e per aver prestato molti e vantaggiosi servigi con moltissimo di lui dispendio in ogni occasione, e specialmente nelle guerre di invasione ultime dei nemici in Italia, per i quali ha sofferto molti e notevoli danni nei suoi stati e sudditi. Queste quindi sono le parole proprio che ritroviamo nel decreto cesareo. Quindi, in grazia di tale benigna considerazione, l'imperatore ha risoluto di far cercare, se nel suo regno di Ungheria o nei paesi adiacenti, dipendenti o confinanti, si trovino alcuni beni che possano essere aggradevoli o comodi ed assegnabili al Duca di Modena. E quindi ora si tratta di concretizzare queste aspettative. La missione diplomatica di Giuliano Sabbatini parte in salita. Dalle sue lettere apprendiamo che al suo arrivo a Vienna, il 1 luglio 1725, gli viene negato alloggio presso il palazzo del principe Gianfederico. Secondo le parole di Sabbatini, è il marchese Montecuccoli a dichiarare che i frati hanno da stare nel loro convento. Ma anche il principe Gianfederico non sopporta quella che vede non a torto come una presenza che ha il segreto disegno di controllarlo più da vicino per conto del padre Rinaldo. Pertanto, padre Giuliano deve risolversi a chiedere un tetto ai confratelli nel quartiere di Josefstadt, fuori città. Dopo soli pochi giorni, il 4 luglio, Sabbatini scrive a Sua Altezza Serenissima il Duca di Modena chiedendo di poter rientrare in Italia. Infatti dice che si trova lontanissimo dalla corte imperiale, senza carrozza, senza servitori e non ha mezzi per assolvere l'importante missione affidatagli. Qual era dunque questa importante missione, la cui segretezza lo mette in cattiva luce fin da subito presso gli altri inviati dello Stato estense? All'interno delle istruzioni affidategli il 20 giugno 1725 c'è un foglio intitolato «Foglio di disposizioni per Comacchio». Le istruzioni appaiono circostanziate e contemplano diverse possibilità, nel caso l'una o l'altra soluzione non sia gradita alla maestà imperiale. Si tratta di convincere l'imperatore a dare, citiamo, una specie di compenso attraverso un bene equivalente. L'inviato estense dovrà dunque sondare la volontà dell'imperatore intavolando una delicata trattativa diplomatica. È evidente che la segretezza della sua missione, non condivisa con l'inviato estense Montecuccoli, che rappresentava ufficialmente il duca alla corte imperiale, renda Sabbatini inviso alla delegazione modenese, dove non trova sostegno, ma che anzi getta discredito su di lui. In successive lettere di agosto e settembre, Sabbatini manifesta al duca la difficoltà di ottenere udienza dalla diplomazia imperiale, privo com'è di credenziali e di un ruolo ufficiale. Tuttavia Rinaldo replica che scriverà all'imperatrice vedova Amalia, sua cognata, in quanto sorella della defunta moglie Carlotta Felicita, perché attraverso di lei lo scolopio venga ammesso a corte. L'attività diplomatica di Giuliano Sabbatini quindi prosegue a dispetto delle difficoltà. Analizziamo dunque queste istruzioni e vediamo nel merito quali sono le disposizioni che Sabbatini deve seguire per la trattativa con Sua Maestà l'Imperatore Carlo VI.
Le istruzioni costituiscono un documento di estremo interesse, perché compendiano gran parte degli obiettivi di espansione patrimoniale che la Casa d'Este perseguiva all'epoca, alcuni raggiunti diversamente e altri abbandonati. La prima disposizione prevede che l'imperatore voglia dare a compensazione di Comacchio un equivalente nei territori imperiali in Germania, negli stati ereditari dell'impero o nel regno di Napoli. Quindi il primo obiettivo a cui si dovrà puntare è un'investitura nel territorio dell'impero in Germania o nel regno di Napoli. La seconda disposizione, nel caso che l'imperatore, citiamo, non voglia trattare né far trattare col duca di Massa, conceda all'Altezza Serenissima e ai suoi successori l'aspettativa in quegli stati, estinguendosi la casa Cibo, con intanto a riservarle qualche feudo nel regno di Napoli, con facoltà di restituirlo poi o per pagarne il livello quando fosse alienato nel tempo che si aprirà la successione in essi stati di Massa. Quindi la trattativa dovrà spingere per avere un'aspettativa sul Ducato di Massa, in attesa che si apra la successione dal momento che la casata dei Cibo si va estinguendo. Sappiamo che il Duca d'Este riuscirà per altra via a ottenere questo territorio e con esso l'agognato sbocco al mare, grazie alla politica matrimoniale che verrà messa in atto da Francesco III. La terza disposizione, se l'imperatore non vorrà cedere i propri feudi, qui le istruzioni dicono non voglia dare alcuna cosa del proprio, recita così: disponga il Papa, per mezzo del nunzio o dei suoi ministri in Roma, a cedere a Sua Altezza la terra di Cento e la Pieve con le sue attinenze e le terre del Bondeno, mediante investitura all'Altezza Serenissima e ai suoi successori, nella forma delle investiture che già godeva la Serenissima Casa quando era in Ferrara, per riscontrarne in compenso la cessione di tutte le ragioni che Sua Altezza Serenissima tiene sopra Comacchio. Ricordiamo che la Casa d'Este aveva già il gius patronato sull'arcipretura di Bondeno, quindi si punta a riavere Cento e Bondeno attraverso un'investitura imperiale, ovviamente previa rinuncia del Papa a questi territori. E inoltre si specifica che questa investitura estinguerebbe le ragioni che gli estensi vantano su Comacchio. La quarta disposizione prevede un ulteriore caso. Se la proposta di cedere Cento e Bondeno non dovesse avere buon esito, benché questo non dovrebbe succedere, considerata, e qui citiamo, la grande ineguaglianza che corre tra dette terre e lo stato di Comacchio di gran lunga superiore per estensione e per reddito, Sua Maestà, l'imperatore, disponga il Papa ad acquistare tutti i beni che Sua Altezza Serenissima possiede nel Ferrarese con assegnati un capitale in forma di annua rendita di scudi 50.000 romani e disponga il Papa a ripermutare la badia di Nonantola, ora vacante, nella prepositura della Pomposa, con rendere quella gius patronato della Serenissima Casa e qualificata di tutte le prerogative che gode essa prepositura, senza però voler esigere dall'Altezza Serenissima alcuna cauzione o abdicazione dalle ragioni di Comacchio. Quindi, in pratica, se non si può avere l'investitura imperiale su Bondeno e Cento, l'inviato dovrà puntare a far sì che su pressione dell'imperatore il Papa acquisti tutti i beni che il Duca di Ferrara continuava a conservare nel Ferrarese. Si tratta di beni allodiali, rimasti di proprietà estense in virtù di una clausola della Convenzione Faentina del 13 gennaio 1598 e che erano amministrati per conto degli estensi da fattori ducali residenti a Ferrara. Tra questi beni il più importante era la tenuta della Mesola. Alcuni, come le valli di Volano, erano affittati o concessi a livello. Ricordiamo anche che questo disegno di vendere al Papa i beni estensi nel Ferrarese sarà vicino a concretizzarsi nel 1757, quando, dopo 2 anni di trattative, si arriva a una bozza di contratto di affitto perpetuo allo Stato Pontificio. Ma il progetto non andrà in porto, per l'intervento della Corte di Vienna, che dichiara di voler tutelare la dote di Maria Beatrice Ricciarda, erede al trono estense, promessa sposa dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo, figlio di Maria Teresa.
L'anno successivo, nel 1758, l'intero patrimonio estense nel Ferrarese verrà venduto alla Casa d'Austria con una scrittura che è sottoscritta per gli estensi dal nipote di Giuliano Sabatini, Alessandro, consigliere di Stato e uomo di fiducia di Francesco III. E l'altra, devo stringere, sì? Quindi, allora, volevo solo sottolineare che in questa proposta si specifica che comunque questa non sarebbe sufficiente a far decadere le ragioni della Casa d'Este su Comacchio. Quindi vedete che sempre si insiste sulla contropartita. Nel carteggio ambasciatori dell'archivio segreto estense è conservata una copiosa corrispondenza cifrata tra Sabatini e il Duca d'Este, e anche su questo il Marchese Montecuccoli aveva da lagnarsi dicendo che il frate ha la cifra. E quindi questa documentazione è effettivamente di grande interesse, sarebbe interessante anche approfondire la ricerca cercando appunto di decifrare questi dispacci che hanno la decifratura fatta dalla cancelleria, però il tutto è piuttosto diciamo di difficile lettura, in più sono utilizzati anche nomi in codice. Comunque noi quello che sappiamo è che il Duca Rinaldo è soddisfatto di come procedono le trattative, tant'è che grazie al suo appoggio in meno di un anno, a maggio 1726, Padre Giuliano di Sant'Agata è nominato vescovo di Apollonia e arciprete di Carpi, guadagnando così l'autorità richiesta ad un rappresentante del sovrano estense. E a settembre dello stesso anno, quindi 1726, ottiene la nomina ufficiale di ministro presso la corte di Vienna. Quindi è come vescovo di Apollonia e ministro estense che Giuliano Sabatini presiede in prima persona la conclusione degli accordi, che vedono pienamente soddisfatte le richieste avanzate dal Duca Rinaldo, con un'investitura imperiale nelle terre dell'impero, che era, se ricordate, la prima disposizione delle istruzioni ricevute da Sabatini. Quindi, torniamo alla questione della mancata restituzione di Comacchio. Benché questa non sia richiamata esplicitamente nei decreti, abbiamo visto che costituisce il perno della trattativa, nelle istruzioni consegnate all'inviato del Duca. E in questa maniera abbiamo anche conferma di quanto ha scritto il nipote di Muratori, Gianfrancesco Soli Muratori, che nella sua cronaca manoscritta di Modena dal 1733 al 1753 afferma che i beni in Ungheria furono assegnati al Duca d'Este come compenso per la restituzione di Comacchio alla Santa Sede. E infine ritengo che alla luce di quanto è stato esposto si possa senz'altro attribuire al Vescovo Sabatini un ruolo di primo piano nell'acquisizione di questi territori estensi in Ungheria. E questo ruolo è riconosciuto anche da Muratori, il quale nelle Antichità Estensi afferma di tutto questo paese, quindi i comitati di Oro e di Hainaut, di tutto questo paese fu dato immediatamente il possesso a Monsignor Giuliano Sabatini, vescovo d'Apollonia, arciprete ordinario di Carpi, sua diocesi, inviato residente e mandatario del Duca di Modena alla corte cesarea. Il Duca rimane talmente soddisfatto del suo ministro che lo conferma nell'incarico presso la corte imperiale, dove rimarrà per 13 anni, e nel 1729 gli accorda la prepositura dell'abbazia di Pomposa, la più ricca prebenda di cui disponeva lo Stato estense. In questo lungo periodo presso la corte imperiale, il vescovo Sabatini si guadagnerà la stima e la fiducia dell'imperatore Carlo VI e dell'imperatrice sua madre Amalia. Così come testimoniato dallo stesso Muratori che scrive: «L'imperatore Carlo VI, che in moltissima stima lo aveva, sicché ebbe a dirlo capace di ogni gran cosa, gli regalò al suo partire da Vienna una croce pettorale di smeraldi e brillanti, con l'arma e la cifra imperiale, e l'imperatrice Amalia un servizio da viaggio in argento e in porcellana del Giappone. E così ci appare per sempre immortalato nel ritratto del vescovo del pittore modenese Girolamo Vannulli,
che vedete nell'immagine, dipinto che attualmente è conservato nella sagrestia della chiesa di San Giuseppe a Fanano, con una croce pettorale guarnita di pietre preziose che appare verosimilmente quella donata dall'imperatore al frate geniale. Finito. Grazie mille, Tiziana Maria Osio.